Del Rione Sanità, uno dei quartieri di Napoli più ricchi di storia e tradizioni, si trova il cimitero delle Fontanelle. L'antico ossario conserva da almeno 4 secoli i resti di chi non poteva permettersi una degna sepoltura e delle vittime delle grandi epidemie che hanno più volte colpito la città. Per circa un anno gli allievi dell'Istituto Turistico Caracciolo Salvator Rosa ne hanno studiato i particolari, la storia, tradizioni e leggende che lo hanno reso uno dei luoghi più suggestivi e questa mattina hanno accompagnato in visita il sindaco Luigi De Magistris. Sono stati bravissimi come guide turistiche, poi come attrici per la passione che hanno e per la dignità che mostrano così giovani. Sono convinto che con l'amore, la passione e la competenza che hanno dimostrato difenderanno per sempre questa parte bellissima della sanità e di Napoli. I ragazzi della nostra città hanno una grande creatività, con la creatività si creano anche nuove opportunità di lavoro e noi li aiutiamo, gli stiamo vicini, sono stato presente qui, ho seguito il loro progetto, c'è la municipalità, c'è soprattutto la scuola, le insegnanti, insomma una bella squadra. Il progetto punta a riqualificare e a far conoscere attraverso i giovani le bellezze e il patrimonio di un quartiere che è stufo di essere identificato come luogo di illegalità. Il nostro quartiere viene sempre discriminato dagli altri, mentre c'è comunque anche tanta brava gente, le possibilità di lavoro sono tante, spero che ci siano date e ci auguriamo appunto di non essere costretti un giorno a dover abbandonare la nostra città e il nostro quartiere soprattutto, perché lo amiamo per i suoi aspetti positivi e negativi. Sotto la guida della professoressa Irene Spasiano e con il contributo della municipalità, gli studenti del Caracciolo partecipano con entusiasmo alla valorizzazione del territorio. Nelle cave di tufo che accolgono i resti delle anime abbandonate, l'atmosfera è resa ancora più suggestiva da performance teatrali e l'interpretazione di antiche preghiere. Questa è l'unica speranza di sviluppo che abbiamo per questo territorio, unendo giovani, patrimonio culturale e un volano forte, grande, che può permettere veramente di fare economie e di sviluppare questo territorio culturalmente, economicamente e socialmente. Ci stiamo provando, andremo avanti. Noi oggi questo è stata una dimostrazione che noi, i nostri giovani, vogliono proporre qualcosa. L'importante è che le istituzioni poi ci aiutino a realizzare ciò.